È un momento estremamente difficile, un Natale, ecco, che non è certamente un Natale da ricordare in bello, ma un Natale da ricordare con tristezza. Molte famiglie sentiranno la mancanza, ecco, dei loro cari, e noi abbiamo fatto di tutto e stiamo facendo di tutto affinché i cari, i propri cari, potessero congiungersi, ricongiungersi con i propri familiari. Dico questo per l'impegno che abbiamo messo e sulle varie strutture qui a Roma, ad esempio, e anche in altre regioni, come gruppo Villa Maria, GVM Care and Research, e ci siamo impegnati per creare posti di ricovero e di rianimazione. Complessivamente qui a Roma ne abbiamo 238, e di cui circa 80 è di rianimazione. E devo dire, ecco, che a questi poi abbiamo aggiunto anche, dobbiamo aggiungere anche 20 letti di dialisi, e abbiamo dato anche questa possibilità ai pazienti affetti dal problema e di poter continuare, anche se in presenza contaminati appunto dal Covid. Abbiamo dato la possibilità di poter continuare la loro cura, che conosciamo tutti. Bene, il nostro impegno, ecco, sta durando, sta andando avanti, e temo, ecco, che anche a Natale saremo impegnati. Dico temo nel senso per i pazienti che purtroppo dovranno trovare riscontro nelle nostre strutture sanitarie. Cosa pensiamo di poter fare per il futuro e qual è il nostro impegno oltre a quello che è l'apporto diretto sui pazienti Covid? Noi qui a Roma abbiamo due ospedali dedicati a quello, Villa Tiberia e qui dove siamo Casal Palocco, Istituto Clinico Casal Palocco. E abbiamo, oltre a questi, che sono appunto dedicati totalmente al Covid, abbiamo il San Carlo di Nancy. E San Carlo di Nancy è un ospedale generale di zona, con varie specialità chirurgiche e mediche, e abbiamo fatto la scelta, ecco, di poter indirizzare questo ospedale, tenendo appunto questi altri in apertura Covid, di poter dare la possibilità di continuare ai pazienti non Covid di essere curati. Infatti abbiamo la chirurgia generale, l'urologia, tutte le specialità che hanno continuato la loro attività in maniera molto importante, non solo, ma abbiamo anche dato spazio con accordi specifici e con le relative amministrazioni e direzioni. Abbiamo dato anche lo spazio, ecco, a medici, chirurghi, specialisti di poter operare presso il nostro ospedale pazienti nella loro lista di attesa. Quindi è stato un impegno, ecco, importante, quello nostro, e che riteniamo, ecco, con questo aggiunto ad una preghiera per il Santo Natale, e di guadagnarci qualche riconoscenza divina. Sicuramente la riconoscenza diciamo, materiale, umana, l'abbiamo ottenuta, in quanto le istituzioni hanno riconosciuto questo nostro impegno e ce lo stanno riconoscendo, nel senso, ecco, che ci tengono in considerazione. E questo è quello per noi è molto importante, e non solo le istituzioni, ma anche i cittadini, le persone. Ecco, le persone che incontriamo per la strada e ci riconoscono e ci ringraziano per quello che abbiamo fatto. E questo è il regalo più bello. Ecco, il regalo più bello anche delle lettere che abbiamo ricevuto da parte dei pazienti una volta dimessi, sono stati curati e sono andati a casa. E ci hanno mandato messaggi, lettere, e questo è il premio più grande che noi possiamo avere ricevuto.